Buonasera e benvenuti a questa nuova serie di puntate dedicate alla storia e con i nostri nuovi protagonisti Enrico Fagnano, Raffaele Romano, benvenuti e benvenuti anche a Michael Miele che collaborerà per questa trasmissione, che si sta collegando direttamente dall'America, ossia da Seattle, dallo stato di Washington. Benvenuti anche a te, Michael. Buonasera a tutti. Allora, questa trasmissione si chiama La storia. Adesso mi viene un vuoto. Ti lascio a te la parola, Michael, perché l'idea è tua. Quindi presentatevi al pubblico e diciamo cos'è questo format e di cosa andremo a parlare. Allora, comincio in questa trasmissione, La storia e memoria, noi racconteremo la nostra storia, la storia italiana dal 1860 fino ai giorni nostri, prevalentemente perché nulla impedisce che poi possiamo fare qualche incursione in altri periodi storici, ma l'obiettivo della trasmissione è questo: raccontare la storia, la nostra storia dal 1860 fino ai giorni nostri. Ovviamente non parleremo della storia così come è stata raccontata nei testi ufficiali e nei format più convenzionali. Noi cercheremo di vedere cosa c'è dietro la facciata, quindi racconteremo il dietro le quinte, racconteremo ciò che è stato nascosto, ciò che è stato in qualche modo detto e non detto. Io mi occuperò del periodo dal 1860 più o meno fino al 1940 e Raffaele Romano si occuperà del periodo dal 1940 ai giorni nostri. In linea di massima ci alterneremo. Quindi una settimana ci sarà Raffaele Romano che comincerà già giovedì prossimo e la settimana successiva ci sarò io. Ognuno di noi tratterà nella sua trasmissione di un singolo argomento e quindi chi avrà la bontà, chi ci onorerà della sua attenzione e ci seguirà, vedrà comporsi avanti ai propri occhi poco per volta un'immagine definitiva di questo lungo periodo. È un po' come se ogni puntata noi mettessimo lì la tessera di un mosaico. Quindi questa immagine si verrà a comporre un poco per volta avanti agli occhi di chi ci segue. Nella parte della trasmissione mia, quindi nel periodo dal 1860 più o meno fino alla Prima Guerra Mondiale, io mi avvarrò della collaborazione di Michael Miele. Questa collaborazione per me è molto importante perché Michael vive in America, vive a Seattle, e dove ha fondato un'associazione che si chiama Our Italian Roots, e già il nome di questa associazione direi che è tutto un programma. Quindi Michael è un osservatore particolare, cioè lui non so quanti chilometri sono, 10.000, 20.000 chilometri da noi, vede le cose in maniera diversa, cioè magari noi a volte ci possiamo applicare su fatti che visti da così lontano possono sembrare assolutamente irrilevanti. Michael sarà la mia seconda voce, farà diciamo così il controcanto alle cose che dirò io. Quindi Michael commenterà le cose che dirò io, le integrerà con i dati e con le informazioni in sua conoscenza e poi, nei limiti del possibile, cercherà anche di attualizzare il mio discorso. Quindi io molto velocemente ho presentato il nostro lavoro e penso che posso già passare la parola a Raffaele Romano, ma passandogli la parola, Raffaele adesso descriverà più nei dettagli la sua parte di trasmissione. Passando la parola a Raffaele, io gli voglio lasciare in eredità, diciamo così, anche due domande. La prima domanda alle quali lui potrà rispondere, se vorrà, dopo aver descritto la sua parte di trasmissione. La prima domanda che ti faccio è questa, Raffaele: perché, in che modo
il tuo lavoro si collega al mio lavoro, perché il lavoro che ho fatto io e il lavoro che hai fatto tu sono in qualche modo complementari. La seconda domanda forse è ancora più importante: perché hai fatto questo lavoro che posso garantire, e chi ha letto il libro lo sa, è un lavoro enorme, veramente sembra che dietro al libro di Raffaele, Andreotti, Craxi e Moro visi dalla CIA ci sia uno staff pazzesco, ma io posso garantire lo staff è costituito solamente da solo, sì, è impressionante. Perché hai fatto questo sforzo così grande, a che fine, che cosa volevi lasciare a noi contemporanei? Questo è tutto. Poi, se mi resterà un po' di tempo, voglio fare due domande a Michael. L'ho già un po' presentato, ma con queste domande lo presenterò meglio. E poiché io sono ingordo e voglio proprio tutto dalla vita, se rimangono altri 2-3 minuti vorrei fare anche una domanda al nostro regista. Raffaele, passo a te la linea. È caduto tutto qui, aspettate un attimo. Allora, io partirei nel cercare di rappresentare nel modo più sinteticamente possibile quella che è la mia linea editoriale. Allora, io spero di non scandalizzare nessuno, ma la storia umana, se la si vuol studiare e cercare di comprenderla, bisogna sapere che non ha niente di politicamente corretto. Infatti essa è totalmente dura e spietata. E quindi avverto il pubblico che ci sta seguendo: per chi non si sentisse in grado di affrontare la realtà dei fatti documentati, è meglio che non mi segua, perché molto probabilmente ne rimarrebbe, non dico turbato, ma addirittura quasi sconvolto. Fatta questa premessa, che è fondamentale, che la storia è molto dura, io ritengo, sempre ritenuto, che la storia come materia apicale è fondamentale, perché essa ci aiuta a conoscere il nostro passato. E se non si comprende il passato, come si fa a capire l'attuale presente? È complicatissimo. E soprattutto per le generazioni future, come ci si prepara per costruire il futuro? È impossibile se non si conosce la storia, che altrimenti si costruirebbe sulle sabbie mobili e quindi non si arriverebbe da nessuna parte. Un altro elemento di politicamente scorretto, se così vogliamo dire, è che bisogna aver chiaro che la politica in tutto il mondo si regge su due elementi imprescindibili ed inevitabili: la geopolitica e l'intelligence, cioè i servizi segreti, perché questi sono gli assi portanti di uno Stato o di qualsiasi Stato che è diventata nazione e che vuole svolgere un ruolo e vuole soprattutto difendere i propri interessi, i propri valori, la propria cultura, la propria scuola. L'intelligence è una risorsa fondamentale per chi rappresenta l'istituzione. Non se ne può fare a meno. E questo ci fa capire che un elemento fondamentale è quello di avere chiarissimi quali sono gli interessi nazionali e molto spregiudicatamente muoversi sullo scacchiere internazionale. La mia domanda, che non è provocatoria ma è realistica: negli ultimi 30 anni chi è che ha avuto questa Weltanschauung, questa visione del mondo in cui l'Italia si trova e dalla quale deve trarre i propri interessi e far vivere al meglio i propri cittadini? A volte in conflitto con altri cittadini di altri paesi, altre volte in piena tolleranza e amicizia. Per rafforzare questo mio convincimento, sul quale ho basato tutti i miei scritti, da giornalista di inchieste, da piccolo storico, bisogna aver chiaro il fatto che l'uomo, dalla fine della gestione dell'uomo di Neanderthal, quindi parliamo di circa 35-40 mila anni fa, l'uomo ha sempre posto al centro della sua attenzione di come riuscire ad avere la capacità di infiltrarsi nelle altre tribù, nelle altre grotte dove c'erano altri umanoidi. E questa è la lezione che Eric Salerno, un grande giornalista storico, che l'ha trasposta in vari volumi,
stabilisce che la qualità fondamentale per poter prima sopravvivere, poi addirittura vivere e dettare delle regole che vadano in favore del proprio Stato, è la capacità di penetrazione, oppure di infiltrazione, come la volete meglio definire. Ma penetrazione è un concetto più ampio, che lo stesso Lenin, che faceva parte di un'altra scuola, ha insegnato negli anni 10 del secolo scorso, questo concetto di penetrazione. Alcuni addetti ai lavori, forse anche degli attenti lettori, si ricorderanno la penetrazione delle cellule del Partito Comunista nei vari settori produttivi e non. Un altro elemento da tenere presente è che la storia si basa su fatti e documenti e non su pregiudizi o visioni poetiche, angeliche, moralistiche e quant'altro. Dici, ma a questo punto è una cosa per specificare. Raffaele, sì. Scusami solo un attimo, siccome siamo già nel vivo della puntata, io direi un attimo di mandare subito la sigla, così dopo vi lascio la scena. A voi. Va bene, okay. Ok. Ci vediamo tra due minuti subito dopo la sigla. Perfetto, ok. Posso continuare? Sì, riprendi. Vorrei cogliere l'occasione per rispondere a un nostro ascoltatore, il nostro Gabriello Caios, che ha scritto: Neanderthal dicono che parte del DNA ce l'abbiamo ancora. Glielo confermo. Scientificamente è dimostrato che abbiamo intorno al 2,5% di cellule DNA proveniente dall'uomo di Neanderthal. E questo ci associa al concetto di relatività. Non esiste niente di assoluto al mondo, soprattutto nel mondo reale della fisica. Allora, se abbiamo ben presenti quei pochi concetti che stanno alla base del mio modo di vedere e non di interpretare, ma di spiegare la storia attraverso i fatti e non sui pregiudizi e sui relativi documenti, partiamo subito con qualche pugno allo stomaco. Il mio libro fa riferimento all'inizio, ma questo l'ho scritto anche in diversi altri articoli, che l'uomo di Stato, che ha grandi responsabilità, deve essere machiavellico, ma non nel senso volgare del termine, nel senso che a volte è costretto, per arrivare a raggiungere uno scopo superiore, a fare alleanze anche col diavolo. E il mio compito di leggere la storia fra il 1940 più o meno ad oggi, diciamo al 2000, io vi porto subito un elemento. Gli Stati Uniti d'America allora non avevano ancora un servizio segreto che si chiamava CIA, ma c'era l'OSS, da cui poi nascerà la CIA nel dopoguerra, non riuscendo a reggere l'urto che lo spionaggio tedesco aveva sostanzialmente monopolizzato il porto di New York, dal quale partivano i rifornimenti per la Gran Bretagna, per il Regno Unito, furono costretti a recarsi a parlare con Lucky Luciano, che stava scontando una pena di 55 anni. In quella sede, in questo carcere al nord degli Stati Uniti, fu fatto un vero e proprio patto fra Lucky Luciano e Meyer Lasky, più altri capi mafia, di cui pochi di origine italiana e molti di origine irlandese, ebrea come Meyer Lasky e quant'altri, fecero un'alleanza per riappropriarsi del dominio che gli Stati Uniti dovevano avere sul porto di New York. E allo stesso tempo l'alleanza si protrasse, e questo è uno dei motivi per cui si decise di sbarcare in Sicilia, accanto a questo
a questo aspetto, ce ne sono tanti altri che sto studiando in questo periodo per il prossimo volume che pubblicherò sul rapporto fra sindacati americani e sindacati italiani. Quello più importante di Lucky Luciano era Meyer Lansky. Io consiglio a chi ci ascolta di vedersi un film. Hollywood spesso porta i sogni, ma molto spesso è molto più brava della cinematografia italiana, che non fa mai della storia, non affronta mai problemi, li affronta soltanto per pregiudizi, per prese di posizione. C'è un film che si chiama Lansky, in cui si descrive la storia di quest'uomo ebreo, americano, il quale, oltre ad aver fatto l'accordo con gli Stati Uniti d'America, finanzia Israele, la premier Golda Meir, i servizi segreti israeliani e quant'altro. È molto esemplificativo e chiaro, proprio perché la storia è fatta di cose concrete. Se vogliamo prenderci un altro pugno nello stomaco, tutti parlano del compromesso storico, dell'accordo fra Moro e Berlinguer. I due direttamente non parlavano mai. Nel mio libro, ma non soltanto nel mio libro, in tanti altri libri, c'è scritto chiaramente che in effetti l'accordo per il cosiddetto compromesso storico si era rotto. E perché si era rotto? Perché il braccio armato del Partito Comunista Italiano all'epoca era il quotidiano di Eugenio Scalfari, La Repubblica. E in quel periodo, fra il 77 e il 78, nacque in Italia in particolar modo, anche in tutta Europa, ma in modo minimale, gli europei sono molto più seri di noi, il cosiddetto scandalo Lockheed, di presunte tangenti che vennero pagate a qualche autorevole personaggio della Repubblica Italiana. Il primo ad essere attaccato fu il povero Giovanni Leone, sul quale sia Marco Pannella, ma soprattutto la Camilla Cederna, scrisse un libro che si chiamava Carriera di un Presidente, in cui, amplificata da Pannella e Bonino, che non hanno mai chiesto non scusa, ma perdono nei confronti di Giovanni Leone, questo libro vendette circa 800.000-900.000 copie, era basato su chiacchiericce e sui pettegolezzi. Io non conosco bene l'inglese, lo leggo e lo capisco abbastanza bene, ma parlarlo e padroneggiarlo non è stato mai nelle mie corde. L'accusa era che il tangentaro, come piace chiamare ai PM di assalto, era sotto un nome in codice, Antilope Cobbler. Per cui la signora che ho citato prima, la Camilla Cederna, basava il fatto che l'antilope è quell'animale selvaggio che corre nelle praterie africane. Cobbler è il cacciatore, anzi no, era sbagliato, era Gobbler. Chi è il cacciatore dell'antilope? Il leone. E quindi, e così si arrivava a Giovanni Leone. Una costruzione artificiosa che ebbe un'enfasi sui giornali, la stampa, una cosa incredibile. A un certo punto però Leone stava mollando perché era un bravissimo giurista, ma non aveva la verve del grande politico, e lo dico da napoletano come lui. E che cosa successe? Che il palafreniere del Partito Comunista Italiano, cui fu fondato il giornale della Repubblica, piaccia o non piaccia, ma sostanzialmente questo era lo scopo finale, Eugenio Scalfari, la mattina del 16 marzo 1978, io ne ho la fotocopia di questo giornale, uscì con l'accusa che Antilope Cobbler era il presidente della Democrazia Cristiana. Perché questo avvenne? Avvenne perché alcune sere prima il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, disse al suo stretto collaboratore, Tullio Ancora, di far riferire a Berlinguer che l'accordo non poteva andare, ma che si sarebbe dovuto fare, per forza di cose, un governo monocolore democristiano. Saputo di questo, Eugenio Scalfari, la mattina, dopo qualche mattina, il giovedì 16 marzo, esce in prima pagina, e poi l'articolo era spiegato in terza pagina, accusando il presidente della Democrazia Cristiana. La domanda, non che uno storico, ma una persona qualsiasi si deve fare, ma come era possibile che ci fosse questa intesa all'alba del 16 marzo 78, se veniva accusato direttamente il presidente della DC, che ne era stato il regista per certi versi? La mia sensazione, che ho riportato in vari articoli,
e che Aldo Moro, da buon vecchio moroteo, visto che era la sua corrente, cercava di avvicinarli al governo, al potere, per evitare quegli attacchi continui e far capire che quando si governa spesso si devono prendere decisioni impopolari, perché non è che si va lì con la bacchetta magica, come credeva il povero Pietro Nenni, pensava di entrare, scritto nei suoi diari, di entrare a Palazzo Chigi e mettere le mani sulla stanza dei bottoni. Una democrazia, per quanto arzigogolante e un po' malandata in certi momenti, come quello italiano, non c'ha una stanza con dei bottoni da quali comandi tutto, è tutt'altra cosa. A questo punto io devo specificare alcuni due concetti che mi hanno sempre guidato e che si rifanno a Giulio Andreotti. Giulio Andreotti aveva una capacità di scrittura e di lettura della politica incredibile. E in certe poche frasi, con poche parole, spiegava concetti a cui c'era spesso bisogno di libri interi. Ne cito solo due. Lui diceva che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. In riferimento agli Stati Uniti, diceva, l'alleanza con gli Stati Uniti va tenuta in posizione eretta e non di attenti. E questo lo dice tanto. Andando avanti nel cercare di spiegare il mio modo di vedere, di pensare, va in giro in Europa e nel mondo, diciamo, una barzelletta che un po' ci dovrebbe offendere, ma che, detto molto onestamente, ha molto di reale. Per quanto riguarda la gestione di tutte le cose di una politica, si dice che l'ideale sarebbe avere una polizia inglese con degli chef italiani, meccanici tedeschi, amanti francesi e tutto organizzato dagli svizzeri. Invece purtroppo spesso abbiamo una polizia tedesca, chef inglesi, meccanici francesi, amanti svizzeri, è tutto organizzato dagli italiani. Può sembrare irriverente, ma guardate che noi abbiamo una reputazione pessima, perlomeno nei livelli medio-alti internazionali. E noi negli ultimi 100 anni abbiamo cambiato bandiera e casacca con una facilità estrema, al di là di quello che fosse giusto o fosse sbagliato. Non siamo affidabili. Nella prima guerra mondiale, poi ce ne parlerà Enrico nelle prossime trasmissioni, avevamo un'alleanza con l'impero austro-ungarico e con i tedeschi. Aspettiamo un anno, non entriamo in guerra nel 14, andiamo nel 15, ma alleandoci con gli inglesi e i francesi. Nella seconda guerra mondiale avevamo il cosiddetto sedicente asse di ferro con Berlino e a un certo punto mollammo baracche e burattini e passammo dall'altra parte. Questo al di là della giustizia o meno. C'erano fino a qualche giorno prima masse oceaniche che applaudivano il duce e dopo improvvisamente c'è un bel film recitato da Ugo Tognazzi, Il Federale, che c'è una scena che consiglio di vedere a tutti. Ugo Tognazzi attraversava l'Italia convinto di diventare federale, no? Un pezzo grosso del regime fascista, durante l'avanzata degli anglo-americani dal sud verso il centro Italia. E porta con sé un professore ebreo, un grande attore francese, che lo recitava per consegnarla all'autorità fascista a Roma. Quando arriva a Roma lui non sa che sono arrivati gli americani e si trova in una piazza con la divisa nera, tutto bello, sistemato con questo suo prigioniere, e lì in questa piazza, e lì Salce, che era il regista, li rappresenta bene, gli americani che masticavano gomma, fumavano, chiacchieravano, white South America, all'Alberto Sordi, insomma, tanto per intenderci, cosa succede? Che gli americani chiedono a lui in inglese, are you fascist? Sei tu fascista? E lui risponde, sì, con la mano alzata così. A quel punto scatta l'idea geniale di Salce, tutti a fotografarlo. Il significato era che dalla Sicilia a Roma quegli americani non avevano trovato un italiano che dicesse di essere stato un fascista. E questo si abbina a quella diceria che vanno su di noi. Mi avvio alla conclusione parlando di un altro aspetto che spesso si ritrova nei miei scritti e nelle trasmissioni che faremo. La magistratura italiana,
strumento in mano o quasi burattino a interferenze straniere. Chi vorrà avere le idee chiare lo legga nei miei libri. Io ho dimostrato, fatti alla mano, che in Italia non c'era stato nessun colpo di reni nel 92 perché c'era la ribellione contro la Prima Repubblica, che sicuramente aveva tanti difetti, ma aveva avuto tanti pregi, di portare, per chi come me è nato nell'immediato dopoguerra a Napoli, di vedere la miseria in cui eravamo e lo sviluppo incredibile che abbiamo avuto in 45 anni. In Italia il processo penale, che le procure, non i magistrati, perché negli Stati Uniti i procuratori non sono magistrati, sono avvocati dell'accusa che vengono eletti. In Italia imparano a memoria forse qualche migliaio di articoli, partecipano a dei concorsi in cui sciorinano queste memorie e vengono assunti nella doppia qualifica di magistrati e procuratori. Non rispondono di niente a nessuno, non hanno vincoli, non hanno limiti. Quindi io posso fotografare con questo, avviandomi a questa prima conclusione, che in Italia il processo penale dal 1992 soprattutto è diventato lo strumento per processare la storia, l'economia, il potere tout court e la politica. Per cui siamo diventati un paese a dir poco disinvolto. Per non parlare di quello civile, voi dovete sapere che in Italia, se io e Enrico andiamo a fare una rapina a mano armata all'ex Banco di Napoli, e dopo ci pizzicano, andiamo sotto processo che affronteremo in libertà, ok? In attesa del giudizio. Dopo 10 anni, di solito la magistratura non riesce a concludere un processo penale in Italia, sia in primo grado che in appello, ma è difficile che si arrivi pure all'appello. Dopo 10 anni, quel grosso reato, mitra in mano, va in prescrizione. Se per caso io ed Enrico lasciamo un debito di 10.000 euro o dollari a qualcuno che presume di doverli avere e passiamo a miglior vita, i nostri figli e i nipoti e i figli dei figli continueranno a essere inseguiti dalla giustizia per rispondere di quei 10.000 dollari o euro. Voglio citare e chiudo una frase di Montanelli che mi sono segnato, la leggo per non sbagliarla, nei riguardi dei magistrati e in particolare dei pubblici ministeri. Essi scrivono fluviali atti istruttori, parliamo di migliaia di pagine, frastagliati di inghippi procedurali e quasi sempre scritti coi piedi, ma con piedi pretenziosi perfino e addirittura con civetterie letterarie. Ecco, questo è il quadro. Non vi scoraggiate, la realpolitik poi alla fine tranquillizzerà tutti. L'importante è che studiare la storia. Grazie. Microfono. Enrico, il microfono. Allora, questo è quello che i nostri ascoltatori si devono aspettare nelle nostre prossime puntate. Io adesso vorrei chiedere a Michael perché per lui è importante l'attività che fa, cioè questa attività di ricostruzione della storia italiana, della vera storia italiana, e perché per lui è importante collaborare con noi. Michael, sentiamo anche la tua voce. Sì, buonasera a tutti di nuovo. Vedete, io vivo negli Stati Uniti, come ha detto Enrico, da anni. Vengo anche io da Napoli, sono napoletano, anche io. Caso tre napoletani, tre napoletani, non ce ne eravamo sicuri. La capitale del regno delle due Sicilie. Non a caso, infatti non a caso sono emigrato, non a caso sono del sud, di Napoli in particolare. Da tempo mi sto chiedendo, ma è forse sono io un'eccezione o sono la continuazione della storia di altri milioni che sono venuti prima di me? E in effetti è così, io sono la continuazione personale della storia di altri milioni di emigrati che vennero molti negli Stati Uniti, e io ne ho incontrato molti negli Stati Uniti, italoamericani.
che c'è una storia a parte ma parallela alla nostra storia. Infatti quella storia è la continuazione della storia italiana, in particolare dell'invasione del regno delle due Sicilie, perché così è per noi in particolare che veniamo dal Mezzogiorno. Quindi per me è un po' una ricerca delle radici, ecco perché ho creato quel gruppo Our Italian Roots, e badate bene, io non ho detto Our Southern Italian Roots, no, dell'Italia del Sud, o Our Northern Italian Roots, perché, o del Nord Italia, perché questo è un battibecco, no, che da lontano, quando incominci a rimuoverti dalla realtà di ogni giorno italiano, ti rendi conto che sono cose inutili, sono battibecchi poveri in particolare, perché, per esempio, che cosa pensate che la Cina interessa alla Cina, questo battibecco tra Napoli e Milano, per esempio, in un mondo globale, da lontano lo si vede così chiaramente, la cosa che dovrebbe essere lo sprono, diciamo, dovrebbe essere capire la propria storia, capire le ragioni per cui uno ha certi problemi, ma poi muoversi, andare avanti e progredire, no? come nazione, perché alla fine, per esempio, per gli italoamericani non c'è nessuna differenza tra gli italiani che vengono da Milano o che vengono da Napoli o da est. Quindi, voglio dire, e questa è una cosa, la si capisce solo se approfondisci la tua storia, se non pensi che tu sia solo un, diciamo, una pedina, no? Un succube di eventi che tu non controlli. È vero, certe cose vanno al di là del controllo individuale, però quello che una persona può fare è capire la propria storia, è capire i problemi, per cui capire perché ci sono certi problemi, e come diceva Raffaele, avere una visione della storia che sia realistica e pragmatica, cosa che gli inglesi, gli americani hanno, una visione pragmatica, non poetica né tantomeno pessimistica, ma realista delle cose. Così si capisce, per esempio, che certi atteggiamenti politici, per esempio, di certa gente, di certi personaggi, no? Alle volte sei costretto a prendere delle decisioni perché è la realtà che ti costringe a prendere quelle decisioni, e quindi non perdi tempo su battibecchi inutili, comincia a vedere le cose in un certo modo e comincia a dare delle risposte, diciamo, che sono realistiche, concrete, non pie in the sky, come si dice in America, no? Sogni irrealizzati. Anche se, devo dire la verità, avere ideali e visioni è importante averli. Non è sbagliato avere ideali, non è sbagliato avere visioni, è importante. Infatti è il fulcro, è la cosa fondamentale. E voglio concludere, non voglio prendere molto tempo. Per esempio, gli Stati Uniti hanno diversi problemi, anche come nazioni interne, ve lo posso assicurare. Ci sono divisioni interne, ci sono modi di vedere diversi tra i vari stati, tra persone, però una cosa che li unisce, che unisce gli americani, e forse la salvezza della nazione, è che c'è una visione comune, no? Che un credere in certi valori che poi non si realizzano, che poi vengono manomessi, che vengono utilizzati da politicanti, come al solito, no? Ma gli americani questo lo sanno. Non vi illudete che gli americani non sappiano, il popolo americano non sappia certe cose. Però voglio dire, è la realtà, e quindi accettano la realtà, però cercano di muoversi, di progredire nell'interesse generale, tra parentesi, no nell'interesse della persona che sta a Milano, nell'interesse della persona che sta a Bologna o a Napoli, chi che sia, e nell'interesse della nazione. È quello che io da lontano vedo adesso più che mai, che l'Italia avrebbe bisogno
di capire la, gli italiani avrebbero bisogno di capire la propria storia e dopodiché rendersi conto della realtà in cui si trovano e lottare per una visione comune, per uno scopo comune, perché così si possono, si può avere la, la, la speranza di risolvere certi problemi. E concludo dicendo, c'è un detto in America che dice "The truth makes you free", la verità ti rende libero, ma la verità ti rende libero non significa che non ci sono problemi e non ci sono difficoltà, però, come diceva Raffaele, ti rendi conto di quella che è la, la situazione e di conseguenza puoi prendere decisioni che siano realistiche. Così la libertà, ti, la, la verità ti può rendere libero. E quindi la storia in questo è importante. Concludo. Allora, ringraziamo anche... Volevo rispondere. Michael, sì, vai. A quelle due domande. Sì. Posso? Come no? Allora, lo lasciate per dopo. Allora, tu giustamente mi chiedi quale sia il collegamento fra il tuo libro e il mio libro. Il tuo libro e il mio libro in effetti parlano delle stesse cose, soltanto ci sono 80 anni di differenza fra lui, cioè gli eventi tuoi e gli eventi miei, fra gli 80 e i 90 anni. Perché tu in effetti spieghi, lo dico sinteticamente, che anche allora l'Italia, frazionata in vari stati, era penetrata, nel senso che la Gran Bretagna, il Regno Unito, era la grande potenza mondiale dell'epoca, come adesso lo sono gli Stati Uniti. E cosa succedeva? Che gli inglesi vollero l'unità d'Italia, ma non per un aspetto affettivo, quasi morboso, oppure, come dire, poetico, oserei dire, ma per interessi concreti. Loro avevano interessi molto sostanziosi all'interno della Sicilia per quanto riguardava una materia prima che all'epoca era quasi come il petrolio, ovvero sia lo zolfo, e quindi il governo inglese, Sua Maestà Britannica e la massoneria di Londra decisero di appoggiare i Sabaudi che stavano ai piedi di Pilato, diciamo, a Napoli, nel senso che avevano un debito pubblico macroscopico per tutte le opere pubbliche che aveva messo in piedi il buon conte di Cavour. Quindi tu fotografi la penetrazione negli affari interni italiani della Gran Bretagna. Io invece fotografo la penetrazione degli Stati Uniti d'America e in seconda battuta dalla stessa Gran Bretagna negli affari interni della politica italiana, dell'industria italiana e del commercio italiano. La seconda domanda: perché il mio libro? E il mio libro viene fuori da una raccolta quasi trentennale di documenti, libri, in cui io mi sono comportato come mi insegnò il professor Gabriele Terosa e il professor Francesco Malgeri, con cui mi laureai a Salerno mezzo secolo fa e feci la tesi in storia contemporanea. Eppure allora andai controcorrente. La tesi era le origini della Seconda Guerra Mondiale. Io in tutta la mia tesi citai una sola volta Hitler, ma partii dagli accordi di Versailles, dove Keynes, l'economista, prese una posizione contraria e dichiarò tranquillamente che quelle decisioni addossate alla Germania avrebbero creato un problema tedesco. E così fu, ma quella è un'altra vicenda che si collega a questa. E quindi dopo 30 anni aver raccolto tutto questo materiale non riuscivo mai a metterlo, a mettermi seduto al computer e cominciare a scrivere interviste, documenti, libri, però era tutto così, un pezzettino qui, un pezzettino là. Io ho fatto il rassemblement, come fanno gli storici, senza commenti, ho messo in linea i fatti e sono riusciti a farlo, e tu Enrico lo sai questo, perché è arrivato il Covid. Quindi non ci si poteva muovere da casa. I 70 volumi che avevo messo insieme, le riviste, i giornali, ho avuto il tempo di poter mettere giù questo. E va concluso, tanto per far capire in che tipo di paese si vive, che io ho trovato difficoltà immense per poterlo pubblicare.
addirittura avevano paura alcuni editori con i quali conferivo, ma io dicevo, ma scusa, ma se io trascrivo documenti che gli stessi Stati Uniti, la stessa CIA ha desecretato, ma quale paura volete avere? Per cui si è dimostrato che nel campo editoriale italiano l'editoria non esiste. E così alla fine l'ho pubblicato con Amazon, che è americana, che me l'ha pubblicato in 4-4, sotto, lo sottolineo, la supervisione e la guida di Enrico, che altrimenti io non avrei saputo realizzare. Grazie. Ma ringraziamo gli ascoltatori che ci hanno seguito fino ad ora. Abbiamo un poco sforato, però io vorrei quantomeno far vedere il viso del nostro regista, se c'è ancora, Donato Rinaldi. Perché, ecco. Donato, sì, le trasmissioni, siamo in due, anche Francesco tutte le trasmissioni. Che... Mi senti, Donato? Sì, sì, mi senti, mi sentite? Tutte le trasmissioni, sì, benissimo, tutte le trasmissioni le fanno i conduttori fino ad un certo punto. È la mente che sta dietro che fa diventare interessanti o meno certe cose. E io voglio appunto che i nostri ascoltatori ti vedano. Se ci abbiamo un altro minuto, io ti faccio anche una domanda e ti chiedo perché a te, per te, come editore e come ideatore di questo canale, è importante avere una trasmissione come questa. Ma innanzitutto allora faccio giusto, non sono l'unico regista, ma siamo in quattro. Oggi con me c'è anche Francesco Di Giorno che mi sta dando una mano, che saluto, e poi abbiamo anche Bartolomeo Perrotta e Berardo Lella. E quindi nel corso della trasmissione ci alterneremo, perché non posso far tutto da solo in ogni caso. Mi piaceva fare il divulgatore culturale, ecco, per cui abbiamo iniziato all'inizio dell'anno scorso con intervistare gli autori, come abbiamo fatto anche con te, con Raffaele, dove ha partecipato anche Michael, e poi abbiamo avuto la fortuna che nel nostro staff c'era anche Felice Del Gaudio, quindi abbiamo iniziato a fare anche musica, poi è arrivato Antonello Pascaretta e quindi abbiamo ampliato il nostro raggio d'azione con tutti i musicisti, e poi abbiamo cercato di mettere dentro tutti gli artisti, cioè facendo cultura a 360 gradi, fino a parlare, come ieri, di turismo e quindi anche di storia, ma anche di associazioni culturali e di tant'altro. Per cui è una cosa che ci tenevo, una cosa che assolutamente apolitica, e per quello che richiama l'attenzione di tante persone, e non è solo merito mio. Sì, io diciamo è stata un'idea di tante persone messe insieme e mi è piaciuta portarla avanti, anche se non è facilissimo, perché puoi seguire tutti i format, però quando la cosa la fai che ti piace con passione, diciamo, prima o poi arrivano anche i risultati, ecco, perché la squadra si sta ingrandendo, per cui se possiamo valorizzare il Sud a 360 gradi, la storia secondo me deve avere un ruolo principale in tutto questo, per cui è per quello che nel momento in cui tu mi hai proposto questo format insieme a Raffaele e hai voluto anche Michael, sono stato contentissimo, anche perché Michael lo conosceva già, aveva già partecipato alla trasmissione, per cui ho detto perché no, facciamolo. E infatti anche come la trasmissione di ieri, poi pensavamo che fosse, sai, una cosa che potesse stancare, è durata più del previsto, ma ha fatto il botto come condivisioni, è arrivato quasi a 500 condivisioni, che con una pagina di 3500 like non è facile. Approfitto e chiudo di ringraziare anche la pagina di Borgo e Camarda, che trasmette la nostra diretta, quindi ringraziamo anche chi ci segue su quella pagina e chi ci segue sul canale YouTube. Mettete il like e condividete la nostra diretta, mi raccomando, perché è importante, aiutateci a crescere. Va bene, allora stasera parte anche questa avventura, va bene? Certo. Sì, certo. A giovedì io prossimo. Raffaele e Michael siamo inseparabili. Anche se lontani, molto lontani. Ma dobbiamo riunire. Okay. Tra l'altro da Michael saranno le 10 adesso, più o meno, le 10 meno quarto. Sì. Meno quarto, sì. Per cui... Avevo fatto un bel cornetto. Col cappuccino. Adesso vado a un posto che ho scoperto ultimamente, scusa, si chiama Casa Italia, italiana, italiana. Poi ne dobbiamo parlare. Va bene, ok. Va bene. Grazie di tutto, Donato. Grazie, Donato. Ah, grazie a voi e niente, ringraziamo. Buona serata.
A giovedì prossimo. A giovedì prossimo. Domani sera c'è la puntata di Officina Musicale con Antonella Pascaretta, Felice Bergamo, Maria Francesca Santaniello e Francesca Volpe, insieme a un ospite che è un cantautore, un giovane cantautore già molto bravo, che è Gianmarco Natalina. Quindi appuntamento domani con Officina, appuntamento con la storia per giovedì alle 18. Ciao a tutti. Grazie, buonanotte, arrivederci.